arrivo. Andiamo proprio a prendere la... Giovanni, sono in diretta, me la fai fare una corsa? Prego, sì, monti, sali. Allora, noi, cari amici, gettando occhio, tutto assolutamente in diretta. Occhio alla testa. La testa l'abbiamo anche salvata. Quanti antibasso. Allora, io mi metto vicino a un finestrino. Occhio alla testa, sì. Mamma, ti metti qui? Sì, è bravo. Ti sei a posto. Ecco Giovanni, intanto una domanda, ma per guidare questo aggeggio in un sistema aperto, ovviamente questo è chiuso, sì, cosa ci vuole? Vabbè, questi ci vuole un'abilitazione, cioè diciamo questi li usavano gli ex, diciamo erano ex delle ferrovie che hanno dismesso perché non li fanno circolare, di conseguenza li usiamo noi qui che è una tratta chiusa. E questa è una tratta chiusa ovviamente. Ma questi sulle linee ordinarie non ci sono. Bene, giriamo la telecamera e andiamo a fare questo viaggio con questi bambini virtuale. Eccoci. Il viaggio e con un altro mezzo sia verso Fano che verso Pico. Purtroppo
questo documentario si vuole riassumere, per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, un aspetto spesso dimenticato e trascurato del territorio della Valle del Metauro, la ferrovia che fino al 1987 ha unito il Montefeltro con la costa adriatica. La storia del tronco ferroviario Fano-Urbino è in realtà molto più complessa di quanto si possa pensare. Per facilitare la comprensione degli eventi che hanno dato vita all'attuale conformazione della linea ferroviaria è bene osservare e commentare una mappa. Il primo tronco ad essere realizzato fu il Fabriano-Urbino, aperto al traffico nel 1898, con l'intenzione di proseguire fino a Sant'Arcangelo di Romagna, posta sulla ferrovia adriatica. Quest'ultima sezione, tratteggiata nel disegno, venne in gran parte ultimata, ma mai completata né percorsa da alcun treno. Il 1 maggio 1915 le ferrovie padane aprirono all'esercizio il tronco ferroviario Fano-Fermignano, naturale collegamento tra l'esistente Fabriano-Urbino e la costa adriatica attraverso la Valle del Metauro. Fu poi la Seconda Guerra Mondiale a distruggere completamente tutte le ferrovie che potete vedere nella mappa. Esse furono ricostruite al termine degli eventi bellici, con l'inspiegabile eccezione del tratto Fermignano-Pergola. Ecco quindi spiegata la configurazione osservabile dal 1950 circa fino alla sospensione dell'esercizio del 1987, riguardante solo la linea Fano-Urbino. La Fabriano-Pergola è infatti ancora attiva e vanta il triste primato di essere l'unica linea secondaria, peraltro per un numero esiguo di chilometri, della provincia di Pesaro e Urbino. Interessante anche ricordare come la ferrovia metaurense fosse prevista in prosecuzione verso San Sepolcro ed Arezzo. Utili a questo punto sono alcune ulteriori informazioni che faranno capire all'ascoltatore come la storia di questa ferrovia sia una lunga serie di occasioni perse. L'origine del tronco Fabriano-Urbino risale, come già detto, a prima del 1900 ed era parte del progetto denominato Ferrovia Subappennina, poiché avrebbe dovuto lambire le catene montuose abruzzesi e marchigiane partendo da Torre dei Passeri, sulla Pescara Roma, e toccando località come Penne, Teramo, Ascoli Piceno, Amandola, Camerino, Fabriano, Pergola, Urbino, San Leo, per finire a Sant'Arcangelo di Romagna, ubicata sulla ferrovia adriatica. Tutte le località citate erano già o sarebbero state in seguito toccate da altre ferrovie di varia importanza, e quindi la subappennina sarebbe stata una sorta di unione non solo tra le località servite, ma anche tra ben 8 diverse linee ferroviarie, 5 delle quali rimaste ancora in servizio. La ferrovia metaurense Fano-Fermignano non fu altro che un successivo collegamento tra la costa e l'entroterra, fortemente voluto e pagato dalle popolazioni dei comuni toccati, nonché sbocco sul mare della Fabriano-Urbino, rimasta incompleta del tratto Urbino-Sant'Arcangelo. Anche in questo caso è bene ricordare che il completamento di quest'opera avrebbe dato un senso maggiore all'intero tracciato, e la cosa fa ancor più male se si pensa che numerosi chilometri di ferrovia e gallerie vennero portati a termine e poi abbandonati. La stessa Fano-Fermignano ricalcava un precedente progetto di ferrovia mirante a collegare Fano con Arezzo passando per San Sepolcro, servita dalle ferrovie da Perugia e Fossato di Vico. Appare quindi evidente la differenza tra l'iniziale idea di due grandi linee, Fano-Arezzo e Torre dei Passeri Sant'Arcangelo di Romagna, e l'effettiva conformazione finale, con due sole linee locali unenti Pergola con Fabriano e Fano con Urbino. Va sottolineato però che, pur nella loro modesta importanza, queste due linee locali, in origine collegate, svolsero l'importante compito di togliere dall'isolamento ampie zone del territorio del Montefeltro, in tempi in cui non vi era alcuna alternativa trasportistica. Il miglioramento della qualità della vita nei territori attraversati dalle ferrovie tra fine 800 ed inizio 900 venne avvertito anche nelle località della Vallata del Metauro. Intorno alle stazioni fiorirono attività commerciali e sociali che svilupparono centri abitati come Lucrezia e Calcinelli, propaggini di Fondovalle, dei rispettivi comuni Cartoceto e Saltara. Il tracciato misura complessivamente 48 km e 750 metri, dei quali 5 km e 580 metri nella Fermignano-Urbino.
Le stazioni e fermate sono attualmente 12: Fano, Cucurano, Lucrezia, Calcinelli, Serrungarina, Ponte degli Alberi, Fossombrone, San Lazzaro di Fossombrone, Calmazzo, Canavaccio, Fermignano e Urbino. Alla periferia di Fano era anche presente un raccordo merci con il mercato ortofrutticolo. La linea, sebbene di interesse locale, presenta caratteristiche geometriche molto favorevoli nella tratta Fano-Fossombrone, con curve molto ampie e pendenze sempre al di sotto del 15 per 1000. Da Fossombrone a Fermignano l'andamento del tracciato è un rapido susseguirsi di curve in costante ma non eccessiva ascesa. In questo tratto si trova la curva più stretta del tracciato, di soli 275 metri di raggio. L'ultimo tratto, Fermignano-Urbino, raggiungibile con inversione di marcia a Fermignano, ha delle caratteristiche a parte. Le origini delle differenze costruttive derivano dalla sua iniziale appartenenza al tronco da Fabriano, realizzato e gestito 20 anni prima dalle Ferrovie dello Stato. Diversamente, la Fano-Fermignano fu costruita ed esercitata dalle Ferrovie Padane. Ciò si esplica in una diversa sagoma dei tunnel e in raggi di curvatura che non scendono mai sotto i 300 metri, nonostante un territorio decisamente più impervio. Penalizzante è invece la pendenza, che tocca il 25 per 1000, rendendola paragonabile ad una ferrovia di montagna. Curioso è anche osservare che le progressive chilometriche di quest'ultimo breve tratto segnano tuttora la distanza da Fabriano e non da Fano. Lungo l'intero tracciato la ferrovia attraversa il fiume Metauro in quattro punti a Fossombrone e Canavaccio. Altre imponenti opere d'arte fanno bella mostra di sé nel tratto Fermignano-Urbino. La linea presenta anche 8 tunnel, di lunghezza mai superiore ai 1000 metri. Dal dopoguerra in avanti il servizio fu esclusivamente locale e composto di 8 o 9 coppie di treni al giorno. I tempi di percorrenza tra Fano e Urbino erano di circa 70 minuti, performance tuttora ineguagliate dal servizio di bus sostitutivo. Il sistema di esercizio della linea era la dirigenza unica. Questo sistema venne sperimentato per la prima volta in Italia proprio sulla Fabriano-Urbino nel 1926. La linea vanta quindi un glorioso primato ferroviario. Il materiale rotabile che ha percorso la linea negli ultimi decenni di esercizio era composto quasi esclusivamente da automotrici modello ALN 668 serie 1400, 1000 e 1900. Tali rotabili presentavano ancora negli anni 80 un buon livello di comfort ed erano stati concepiti proprio per questo genere di servizi. In precedenza la scena era appartenuta alle ALN 556, alcune delle quali, caso unico in Italia, subirono una modifica della disposizione degli interni, che le rendeva atte al trasporto di pulcini vivi. Le composizioni si spingevano quotidianamente fino a 3 automotrici accoppiate. Non si è in possesso di documentazione che testimoni l'impiego di rimorchiate per nessuna delle 3 serie citate. Per il traffico merci, invece, la trazione era appannaggio delle D343 oppure dei D143. Alcuni aspetti della gestione del servizio sulla Fano-Urbino non andarono incontro ad un incremento delle prestazioni e dell'utenza. I fabbricati viaggiatori, che erano stati il centro nevralgico delle località servite, ricchi di servizi e dall'aspetto imponente, in seguito alla loro distruzione durante gli eventi bellici, vennero ricostruiti in modo eccessivamente economico, rendendoli più simili a capanni da spiaggia che a stazioni. Urbino, capolinea del tracciato, utilizzò una piccola ed inadatta stazione provvisoria fino al 1976, prima di vedere i completi lavori della nuova stazione, idonea al suo ruolo. Il risanamento dell'edificio storico della stazione di Fermignano si concluse solo nel 1980, a 7 anni dalla sospensione del servizio. L'armamento originario da 36 kg per metro era a causa di forti limitazioni della velocità e dei carichi assiali. Solo attraverso la sua sostituzione si sarebbe potuto sperare di migliorare i tempi di percorrenza. Ciò avvenne solo nel 1985, a 2 anni dalla sospensione, quando vennero sostituite da Fossombrone ad Urbino le vecchie rotaie in opera dal dopoguerra. Contemporaneamente anche gli scambi e parte dei segnali subirono ammodernamenti e ben 2 grandi sottovia vennero inaugurati a Fano e Fossombrone. Tutto ciò non servì a nulla. Il 31 gennaio 1987 l'ultimo treno, la LN 668-1935, raggiunse Urbino per l'ultima volta. A Roma, al Ministero, era stato deciso che della lunga lista di linee ferroviarie considerate rami secchi,
La Fanurbino sarebbe stata l'unica vittima da sacrificare a favore delle parallele autolinee. No, io sono Mazzamichele dell'associazione Ferrovia Valle del Metauro. Abbiamo avuto l'onore, questa 17ª festa della stazione, di avere il giornalista di Repubblica e Gerardo Adinolfi, che è qui a fianco a me, che ha scritto un libro. Ci scusiamo per il disagio, che poi lui ovviamente ne parlerà meglio, ma quello che ci interessa è che un intero capitolo l'ha dedicato alla Ferrovia Fanurbino. Quindi, se volete chiedergli per quale motivo ha dedicato un capitolo intero a noi, è qui presente. Bene, la domanda la giriamo direttamente a lui. Esatto, in questo libro è un viaggio dal sud al nord Italia a bordo dei treni regionali e dell'alta velocità per descrivere un po' quali sono i problemi che i pendolari devono affrontare ogni giorno in Italia. E un capitolo dedicato appunto alla Fanurbino, innanzitutto perché ho studiato Urbino e quindi sentivo già da studente il bisogno di capire perché Urbino non fosse collegata, Urbino che è un centro turistico, anche universitario, quindi culturale, non fosse collegata da una ferrovia, quindi dal ferro. E poi ho voluto anche spiegare, comunque cercare di capire, perché tante linee in Italia chiuse sono state riattivate con successo a fini turistici e invece qui ancora non è successo, nonostante appunto l'impegno forte dell'associazione e la volontà testimoniata in tantissimi anni di parole da parte della politica comunque locale, però appunto ancora nulla è stato fatto per ripristinare questa linea. Parliamo della ferrovia come un aiuto per tante cose, sì, è utile per tante cose, sia dai disabili, pensiamo a tanti disabili, pensiamo a meno inquinamento, meno inquinamento, meno uccisioni di animali e di persone in strada, meno gomma, quindi ci sono tanti fattori che sono importanti, e sperando che la regione capisca la vera importanza di questo mezzo, anche perché abbiamo avuto problemi con i bus che si sono fermati alla galleria d'Urbino, per esempio. Se c'era un mezzo come il treno sarebbe stato veramente veramente importante. Noi abbiamo praticamente, anzi avevamo, no? Una rete in espansione. Ecco, raccontaci cosa c'era qui molti anni fa, quali erano i collegamenti che avevamo nella nostra... Il collegamento più importante, secondo me, a parte la Fanurbino, la Pergola, la Fabriano, Pergola e Urbino, che andava a collegarsi con la Romagna. Era un tratto importantissimo, secondo me sarebbe da rivalutare il servizio da Fabriano a Urbino, anche per studenti, perché poi gli studenti sono... Praticamente c'era quel progetto che poi non hanno mai fatto, no? Che non hanno finito, e che toccava Urbino, Cagallo, sì. Poi arrivava praticamente in quella che oggi è la Romagna, praticamente si poteva arrivare fino a San Leo. Cioè, sì, era veramente importante, incredibile. Poi pensiamo anche a tanti vantaggi, anche mettendo su anche un treno dei sapori. Pensiamo di degustare i prodotti, infatti abbiamo fatto un articolo dove si parlava del treno dei sapori. Pensiamo a questo treno che si ferma a ogni stazione, dove tu puoi degustare i prodotti tipici locali a chilometro zero, anche i vini locali, mentre cammini oppure fermo in stazione, come dicevo. Professionalità, prezzo e qualità. Questo è quello che serve quando si parla di riscaldamento a pellet. Biocalor Foglia, una grande azienda in grado di offrirvi soluzioni per tutte le esigenze. Vasta esposizione di stufe, termostufe, caldaie, caldaie combinate, stufe a legna, termocamini, termostufe e accumuli termici. Delle migliori marche, delle migliori condizioni e per ogni tipo di esigenza. Noi di Biocalor Foglia seguiamo il nostro cliente prima e dopo la vendita. Consegna diretta del pellet. Ma attenzione, dal 1 giugno con il nuovo conto termico, se ordini un termoprodotto hai diritto ad un incentivo che in alcuni casi supera la spesa effettuata. Non aspettare. Telefona subito. Biocalor Foglia, in via Camino 2B a Lunano, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0722 70 0019. Siamo qui con... Carlo Bellagamba, ormai mi hanno preso in tutte le salse, se si può dire, caro. Sono il presidente dell'associazione Ferrovia Valle Metauro.
Allora, la prima domanda non è la solita che ti voglio fare, chi siete, chi non siete, tra l'altro vi ho già fatto un servizio che ne manderò un pezzettino, quindi quelle immagini, la presentazione manderò quella, perché adesso questa la mandiamo in, su RTM. E quello invece che ti chiedo, siamo scoraggiati? C'è qualche possibilità? Quali sono gli aggiornamenti, diciamo, i contatti, insomma, riusciamo ad avere una speranza per questa ferrovia o no? Sì, oddio, abbiamo l'aggiornamento numero uno, che è Fondazione FS, cioè quella branca delle Ferrovie dello Stato che promuove e acquisisce tutto il materiale storico, sia i treni, i vagoni, ma anche le ferrovie. La ferrovia Fanurbino è una di quelle, perché è una ferrovia che per adesso, essendo stata dismessa, è diciamo scissa dalla linea della rete normale, quindi potrebbe vivere una vita indipendente con dei treni turistici che in tutta Europa stanno andando molto molto forte e sono dei motori sociali oltre che economici soprattutto. Ecco, scusami, quale sarebbe la prassi da seguire in questo caso per questo tipo di situazione? Cioè, anche dal punto di vista delle eventuali risorse, cioè chi potrebbe finanziare questo tipo di lavori di ripristino? Il finanziamento ci pensano le ferrovie, non ci pensa nessun altro, soltanto devono fare un accordo con la Regione Marche che mette qualcosa di suo. Questo qualcosa di suo dicono che non c'è, ma si trova benissimo, perché non sono cifre mostruose. Di che cifre dici? Adesso hanno aperto poco tempo fa la Avellino Rocchetta Sant'Antonio in Campania. La Campania ha contribuito con 1 milione d'euro. Un milione. Non è che si parla di decine di milioni oppure di che. Già hanno fatto diversi treni. E lo stesso è successo in Piemonte, ne hanno riaperta un'altra, la Cevormea, chiusa con grande scandalo, tra le 9 ferrovie piemontesi chiuse soltanto per tagli cosiddetti lineari, non intelligenti. Anche lì la Regione Piemonte ha contribuito con qualche cosa, ma non sono cifre mostruose. Ecco una domanda, dismissione di una ferrovia dal punto di vista delle proprietà vuol dire comunque che rimangono loro, passa alla Regione, come funziona? La proprietà rimane esclusivamente delle ferrovie perché è un bene dello Stato, quindi è inalienabile. Poi le ferrovie nel loro interno possono vendere anche le strutture, tipo la stazione di Fermignano, i caselli, ma quelli ormai non servono più. Anzi, facendoci arrivare dei treni turistici, possono essere dei punti possono essere dei punti di ritrovo e di incentivo per andare in un certo posto, quindi di attività economiche. Un treno turistico rispetto a una normalissima linea, no? E, cioè, quale attenzione può avere? Non so, faccio l'esempio, i passaggi a livelli, quindi sto parlando di spese pure, ecco, come funziona? Il treno turistico viaggia a una velocità limitata, che possono essere 15, 20 o 30 km all'ora al massimo. Quando si arriva a un attraversamento tipo passaggio a livello, il treno si ferma, ci sono quelli che proteggono la strada, diciamo il pezzo stradale. Il treno passa e si rimontano queste 4-5 persone, è finito lì. Quindi come un'automobile che guida con prudenza, una passeggiata. Un'automobile che guida con prudenza e che pesa magari 200-300 tonnellate e porta sopra 200-300 persone, che basta andare sulle zone delle Crete Senesi oppure in Abruzzo, sulla cosiddetta Transiberiana d'Italia, i paesetti lì vicino stanno facendo i salti mortali per far sì che il treno finisca nel loro territorio in maniera da portare i turisti nel paese e per quel giorno incrementare qualche cosa di commerciale, che può essere i prodotti tipici della zona, e conoscere la zona stessa, il territorio. Magari questi ci ritornano per conto loro, capito? Sono viaggi della scoperta, della riscoperta, anzi, perché sono tutte zone che sono ben conosciute. La zona di Urbino, Fermignano, Fossombrone e Fano ha un potenziale di questo genere enorme, perché abbiamo noi la Riviera Romagnola a due passi che chiede di poter venire a fare dei treni in zona.
se si muovono quei signori lì, te ne possono fare due o tre alla settimana per i periodi estivi. Quindi tirate voi le conclusioni, insomma, non possiamo far cadere dal cielo le solite piogge di soldi, no, dati così come se fossero ai poveri disgraziati. Insomma, diciamocelo vista. Allora, tu sei inventiva, bisogna studiarsi le cose, perché allora, a questo mondo non ti regala niente nessuno. Ok, tu sei molto più prudente, no, ma tanto la nostra emittente è conosciuta per parlare proprio a piede libero. Secondo me, diciamocela tutta, che se si cominciasse a fare davvero un vero piano turistico, compreso anche di linee ferroviarie, quei collegamenti che si facevano in un'Italia che non aveva più una lira, no? Che si poteva, il famoso collegamento che si parlava di andare in Romagna, quello che si poteva arrivare a San Leo, proseguendo da questa parte si arrivava a Pergola, cioè, ripeto, magari si potesse fare un progetto anche a 20 anni, non è che bisogna realizzare tutto, però iniziare. Tutto lanciato al futuro, non è che domani dobbiamo riaprire la ferrovia. Volendo, con la FS, con la fondazione, quelli non vedono l'ora di farsi dare la ferrovia, che poi è anche la loro, perché fa parte di FS Holding, avere dei contributi da parte della regione, poi il resto ci pensano le ferrovie a mandare il materiale, eccetera, faranno loro l'attività commerciale del biglietto e quant'altro, ma è il territorio che poi si deve svegliare e dire: oh, ci abbiamo per un mese, per un anno, una programmazione di 20-25 treni, diamoci da fare per trovare qualche cosa di accoglienza, di rifocillamento delle persone, andiamo a vedere delle zone molto belle dal punto di vista naturalistico. Ci volete venire con le biciclette, vi risparmiate 80 km di bicicletta e non arrivate con due palmi di lingua fuori, capito? L'ho fatto anch'io, perché in bicicletta una volta ne facevo qualche centinaio di chilometri per volta e so cosa vuol dire. Quindi le famiglie ci possono venire i singoli, ma ci vengono soprattutto gli stranieri, perché gli stranieri in zone non servite dal treno non ci vanno col pullman, ci vanno con la macchina loro. Poi arriviamo a Urbino, non sappiamo dove mettere la macchina, arriviamo a Fermignano, lo sappiamo dove mettere la macchina, però è un po' limitato, capito? Mentre una cosa istituzionale come un treno richiama molto. In tutta Europa succede così, comincia a succedere anche in Italia, perché non deve succedere nelle Marche? Soprattutto perché perdere una linea che ancora, insomma, è sistemabile. Allora, la linea vale 500 milioni di euro, perché se la volessimo andare a ricostruire, per qualsiasi motivo venga distrutta e poi per qualsiasi motivo si debba ricostruire, viene a costare 500 milioni. Allora, se vogliamo buttare via 500 milioni contro due o tre supposti, no, che se lo compra la regione, perché allora la regione deve tirare fuori 3 milioni quando ne basta 500 mila per mettersi d'accordo con Fondazione? Nel panorama nazionale le ferrovie stanno avendo un grande sviluppo, ultimamente sono tornate in auge, specialmente dopo l'avvento dell'alta velocità, che veramente ha cambiato il modo di viaggiare degli italiani. Fatte queste, le ferrovie adesso si stanno occupando delle reti principali e secondarie. Fra le reti principali c'è la ferrovia Adriatica, che ultimamente ha ricevuto dei grandi finanziamenti per la sua velocizzazione. In sostanza, la linea Adriatica, che porta i treni alla velocità massima di 180 km orari, verrà portata a 200 km orari, al che significa che da Bari a Milano i tempi saranno ridotti di 45 minuti, e non è poco. Ovviamente ne beneficerà un po' tutta la tratta, perché i treni, andando più veloci, libereranno prima le tracce orarie, per cui si potranno fare anche più treni. Ovviamente un servizio... Scusa se ti interrompo, ma non si può prevedere nei tratti magari più economici, dal punto di vista del riassetto, no? E di farli correre un po' di più, cioè magari va a 200 km orari in certi tratti, in altri tratti potrebbe spingere un po' di più per velocizzare, per avvicinarsi di più all'alta velocità, quella piena. A che velocità vanno i nostri treni, quelli ad alta velocità sulle linee apposte? Allora, le alte velocità è un'altra cosa. Ma che velocità va, lo sai? Allora, sì, normalmente arrivano anche a 300 km orari, ma è una linea calcolata, progettata apposta per quelle velocità.
tant'è vero che anche quello che si sta facendo adesso sull'Adriatica, che l'Enea al massimo poteva sopportare nei tratti migliori 180 km orari, per portarla a 200 ha bisogno di una serie di lavorazioni, ma tante. Deve cambiare il tipo di traverse, deve cambiare alcune distanze, deve fare delle grosse migliorie. Cioè non è una... Questo per curiosità, scusa se ti interrompo. Invece se cioè, quella che è la linea specifica dell'alta velocità, cioè la domanda è se è compatibile, cioè un treno normale che non è adatto per l'alta velocità è compatibile, ci potrebbe andare su o ci sono dei diversi riferimenti? No. La corrente, non lo no, so. No, non... Ovviamente ci vogliono dei treni, diciamo, con la possibilità di andare sia in tensione continua sia alternata. Sono, cioè, è soltanto poi anche quelle velocità alcuni treni non li reggono, anche il treno è calcolato apposta e poi c'è anche quel motivo lì. Ovviamente questo ha senso per diciamo delle lunghe distanze. L'alta velocità va bene se uno deve andare da Roma a Milano, va bene da Napoli a Firenze, per tratte più brevi, insomma, in posti sicuramente meno popolati non ha significato. Le linee, scusami, le linee quelle che sono state tagliate proprio dalle Ferrovie dello Stato sono le famose linee che adesso vengono sostituite, diciamo, con gli aerei, ma con mille difficoltà. La classica linea che dal meridione, quindi potrebbe essere Bari, Lecce, ma potrebbe essere dalla Sicilia, dalla Calabria, per arrivare magari a Milano, no? Ecco, le cuccette, le famose cuccette sono state praticamente chiuse quasi tutte, cioè fare un viaggio, ci sono ancora ma sono poche ancora. Cioè. Allora diciamo non è che cioè il treno... Alla luce di questo mi piacerebbe capire. Allora, i treni sono rimasti, non è che i collegamenti Sicilia, Lombardia via treno non esistono più, è chiaro che uno preferisce andare in treno, è chiaro che bisogna fare dei grossi investimenti e si stanno facendo anche lì. Adesso non so, per esempio si parlava di ponte sullo stretto, avrebbe servito anche per accorciare quel tragitto lì, adesso al di là delle opinioni favorevoli o contrarie, è normale. Il problema grosso è che più che trasportare le persone, è trasportare le merci, perché l'Europa entro il 2030 vuole che le merci, faccio una premessa, attualmente in ferrovia viaggiano circa il 5-6% di merci. Nel 2030 l'Europa impone che il 30% viaggi in ferrovia. Nel 2050 il 50% di merci deve viaggiare in ferrovia. Quindi bisogna sicuramente creare dei corridoi veloci per portare le merci. Faccio un esempio: in Svizzera hanno creato il tunnel più lungo del mondo di 57 km per velocizzare il traffico merci, perché la linea del Gottardo non era più adatta per trasportare quella quantità di cose. Ma poi veniamo alla realtà nostra, no? Perché poi è giusto che tu crei tutte queste arterie principali, ma le ferrovie sono un po' come le reti, come il corpo umano, ci sono le arterie e poi ci sono come i mezzi pubblici in una città, ci sono le vene. Allora ovviamente tutto deve convogliare verso gli hub, verso le stazioni, ossia i mezzi pubblici, le reti delle piste ciclabili, tutto deve convogliare lì, in modo che uno possa fare a meno di usare la propria automobile. Allora, tornando al caso nostro, una linea come la nostra, che è più secondo me di una linea secondaria, perché essendo esperto e conoscitore di linee secondarie d'Italia, questa veramente è una delle più, come dire, meritevoli di treno, perché è un territorio ricco di popolazione, ricco di cose da vedere, importante. Poi scusa, non ti voglio interrompere, ma cioè una rete giustamente ferroviaria, quindi anche la riprogettazione, no? Sì. Una possibile riapertura di questa linea dovrebbe essere legata, se la vuoi anche far lavorare, anche a un progetto periferico, nel senso che devi poter, se vuoi andare a Fano, devi poter arrivare magari con un autobus a Fermignano piuttosto che a Urbino e poi prendi il tuo treno e vai a Fano, cioè potrebbe essere un esempio. Dobbiamo riprogettarla e pensarla magari anche a uno sviluppo futuro ulteriore. Faccio un esempio, prendiamo Fermignano. Fermignano com'è? Potrebbe essere l'hub di raccolta di tutto l'entro terra, ossia tutti i pullman dell'entroterra convogliano a Fermignano. A Fermignano tutti prendono il treno e vanno verso Fano. A quel punto da Fano vai verso Bologna, vai verso Bari. Ovviamente la cosa poi è inversa, quelli che tornano da Bologna e vengono da Bari, arrivano a Fano, ritornano a Fermignano e poi andranno a Borgo Pace, andranno a Mercatello. Cioè questa è la stazione. La stazione è un punto di concentrazione, da qui deve partire tutto. I parcheggi scambiatori per le macchine, perché no? I pullman. Cioè, la parola, scusami, la parola metropolitana su ferro ti spaventa? Ma non è che spaventa, è la stessa cosa. Metropolitana significa che fa molte più fermate.
cioè le metropolitane normalmente stanno nelle città. Nelle città ovviamente ogni quartiere c'è la sua fermata, è ovvio che una città al massimo per un'estensione, voglio andare a dirla grossa, di 10 km, non di più. Qui parliamo di 50 km, se tu fai ogni 500 metri una fermata, se parti da Fano quanto arrivi? Quindi ok. Quindi la differenza è questa, se tu qua fai un treno è ovvio che fermo ogni 10-15 km ogni centro abitato, non ogni quartiere. Quindi la metropolitana va benissimo dove c'è una città. Su una linea ferroviaria di 50 km diciamo avrebbe senso per i grossi centri, ma i grossi centri ci sono a Fano, ci sono a rimangono le fermate ferroviarie, se ne può aggiungere qualcuna al massimo. È russo. Perfetto. E mi sono occupato di ferrovie di alta velocità sulla Milano-Bologna e quindi parlo a ragion veduta. Scusi ingegnere, qui facciamo un passo indietro? No, parlo a ragion veduta nel senso che solo per cominciare il primo metro cubo di calcestruzzo sulla Milano-Bologna ci sono voluti 12 anni. Adesso qui abbiamo una ferrovia già pronta per il riuso e che il giro di pochi mesi potrebbe essere riattivata, per cui sentire gente che te la vuole distruggere per fare una pista ciclabile di 3 metri sì e no, cadono le braccia proprio, cioè dice ma questi non hanno capito niente, sono degli ignoranti integrali, a meno che non ci siano degli interessi sottostanti che ci penserebbe poi la magistratura casomai a scoprire, perché distruggere una ferrovia che, come dice Carlo Bellagamba, vale almeno 500 milioni come valore intrinseco della ferrovia, forse come costo di sostituzione varrebbe anche di più, per una semplicissima pista ciclabile mi sembra un po' un'esagerazione, per cui ben vengano queste giornate che ci fanno vedere e capire quanta gente potrebbe attirare una ferrovia come questa, inizialmente magari riattivata come ferrovia turistica, perché gli stranieri, non dimentichiamoci, se non c'è il collegamento turistico via ferrovia non vengono, no? Tant'è vero che ieri nel corso del convegno sulla stampa culturale che c'è stato, che si è tenuto anche a Fano, l'assessore stesso di Urbino ha detto che Urbino è poco conosciuta. Certo, gli manca un collegamento stabile con il resto d'Europa. Arrivare in 3-4 ore da Venezia a Urbino sarebbe una cosa eccezionale, o da Roma a Urbino in altrettanto tempo. E peccato che in questo momento la politica e l'economia non consente una riapertura a livello trasportistico, che però a poco potrebbe essere rifatto qualora intanto si cominciasse a farla come ai fini turistici, perché gli stranieri non vedono l'ora di avere una ferrovia turistica che ti porta a Urbino, Fermignano, la patria, insomma, di eminenti. Mi permetta se la interrompo, allora, cioè, eravamo nel periodo della guerra, non c'erano risorse, ma comunque era un paese che voleva crescere, già da allora si facevano le strade, si sono fatte le ferrovie, no? Ne ho parlato anche prima, ma a me mi sta proprio qui, quel vecchio progetto che poi non è mai stato finito, anzi è stato dismesso completamente, quello che da Urbino poi tu potevi arrivare fino in Romagna, no? Che allora si collegava il pezzo, potevi arrivare paradossalmente fino a San Leo, cioè un giro così, dove tu dalla Romagna puoi arrivare a Urbino, da Urbino te ne vai a Faro e magari da Urbino, quindi da Fermignano te ne vai fino a Pergola e te ne puoi andare dall'altra parte, ma sarebbe stato eccezionale, cioè alla fine dei conti, anche se si riuscisse a fare dal punto di vista economico un piano in pareggio, diciamo così, sarebbe già stato intanto avere il ferro, no? Avere i binari, cioè, e poi piano piano andarci a costruire tutto il commercio dietro. Quando nell'Ottocento si girava con i muli, avere la ferrovia era un plus per un territorio, tant'è vero che i programmatori del territorio dell'Ottocento avevano ben pensato di collegare Roma con l'Adriatico via Orte, via Fabriano, via Pergola, via Fermignano, via Urbino, eccetera, eccetera, in maniera eccezionale. E più c'era la T della Pedemontana che sarebbe dovuta arrivare fino a Sansepolcro. Poi si è fatta spizzichi e bocconi, si sono fatti soltanto dei pezzi che purtroppo ci hanno pensato poi i tedeschi a distruggerci durante la guerra. E quindi un po' la Merkel ogni tanto bisognerebbe che facesse un po' un mea culpa, perché siccome gli alleati avrebbero potuto utilizzare questa linea per superare la linea gotica alle spalle, evidentemente i tedeschi in ritirata nel 1944 hanno pensato bene di distruggere tutti i ponti. Ma ingegnere, allora i tedeschi ce l'hanno distrutto e c'era una guerra, no? Ma gli italiani se la stanno distruggendo in un momento che potevano farne a meno. L'abbiamo ricostruita per quando c'era la fame.
perché quando c'era la fame c'era bisogno di avere opere che garantissero l'utilizzo di parecchio incidenza di manodopera, e si sono rifatte tutte le opere pubbliche, a cominciare anche dalla Fano Urbino, che fu riattivata nel 1956. Adesso si vede che la gente preferisce smanettare sul computer piuttosto che mettersi effettivamente a lavorare o la terra o diciamo quelle attività ad alta incidenza di manodopera, che qualcuno dice non ce le possiamo permettere. Non è vero, non è vero, abbiamo aperto troppo i mercati, dobbiamo cercare di restringere un attimino per cercare di riutilizzare la nostra manodopera con tutte le nostre capability di tipo tecnico, i nostri artigiani, i nostri calzolai, i nostri sarti, le nostre cuoche, tutto quello che è la filiera italiana, che a poco ce la stanno stagliuzzando con ipotetici vantaggi di tipo economico. A me che mi frega se un pallone costa 3 euro fatto in Pakistan, se poi comunque il venditore del pallone in Italia me lo fa pagare sempre 150 euro. Poi, oltretutto, tornando al discorso del turismo, cioè il turismo te lo devi anche costruire, ovviamente non basta una linea, no? Facciamo un esempio, in Francia, vedi un gran cartello, una gran pubblicità, poi c'è un po' d'acqua che esce e ti costruiscono 7 musei, ti ci arrivano, una funivia che sale, e sul nulla, noi che abbiamo il turismo, cioè abbiamo tutto il materiale da mettere a disposizione. Abbiamo il 40% di tutte le opere d'arte del mondo, perché una volta c'era una committenza che le faceva queste cose. Adesso, voglio dire, i medici, gli Sforza, tutta quella gente lì, i papi. Oggi i papi costruiscono che cosa? I ricoveri per gli emigranti. Non vanno a fare più il San Pietro o tutte quelle belle chiese che sono state una meraviglia, perché una volta c'era una committenza di un certo genere. Adesso la committenza anche pubblica non va più, se non a Milano per esempio. Ecco, Milano ha avuto una bella committenza che ha ricostruito, ha ristrutturato la città, tant'è vero che Milano adesso attira turisti. Ma è possibile che Milano attira turisti e non attira turisti Urbino? Ma non è quello che... Casca alle braccia. Ecco, ingegnere, mi permetta, non so se immagino di sì, insomma, una domanda invece sulle ferrovie, quelle che funzionano, nel senso che funzionano, insomma, dovrebbero funzionare un po' meglio. Parlano adesso dell'alta velocità, del progetto di alta velocità proprio sulla nostra costa, quindi sull'Adriatica. Com'è lo stato? Cioè, le linee potrebbero supportare l'alta velocità, o meglio, com'è la situazione adesso? E cosa si può fare, secondo lei, per quello che ne sa, ovviamente? L'errore fatto a suo tempo, parlo di epoca craxiana, di chiamare alta velocità quella che era in effetti il quadruplicamento veloce delle linee esistenti, è stato un errore esiziale, perché per 20 anni abbiamo avuto in negativo l'alta velocità connotata con le corna del diavolo o giù di lì. In effetti oggi i treni non vanno più a 120-130 all'ora come andavano una volta, adesso i treni vanno a 300 all'ora. Quindi bisogna semplicemente risistemare tutta la parte infrastrutturale anche delle vecchie ferrovie, come si sta facendo qui sull'Adriatica, per farle andare a 220-240 km all'ora, che non è un'altissima velocità tipo quella giapponese o simili, ma che comunque è una velocità accettabile per garantire un collegamento tra i maggiori poli urbani della costa adriatica in tempi più accettabili. Infatti, ingegnere, l'ultima domanda, e gliela faccio di carattere tecnico, non so se... In pratica io ho visto dei filmati su internet, non so se era roba italiana, penso di no, e praticamente c'erano dei macchinari, cioè la domanda è questa, poi mi dice all'italiana come si fa, quando noi vogliamo andare a rifare praticamente, no? Tutta la cosa. Un chilometro, ecco, al giorno di ferrovia. Un chilometro al giorno di ferrovia, e cosa ti cambia praticamente? E ti cambia praticamente, innanzitutto devi togliere i binari esistenti e le traversine esistenti. Dopodiché nel giro di pochi giorni, a un chilometro al giorno è un attimo che rimetti prima il ballast e poi rimetti tutti i binari. Ma i costi sono come una strada, di più, di meno? Di meno. Di meno o inferiore a un costo? Di meno, perché soprattutto per una ristrutturazione di una ferrovia esistente, in cui per esempio il ballast, cioè il pietrisco, non c'è bisogno di cambiarlo, perché sennò diventa subito all'italiana rifiuto speciale con costi elevatissimi. Invece lo si può benissimo riutilizzare, perché lì è e lì rimane e non fa danni. Riutilizzando il ballast i costi sono dell'ordine di qualche milione a chilometro,
che equivale semplicemente al rifacimento del binario. Noi come Ferrovie Val Metauro abbiamo fatto un progetto di questo genere, in cui, se non ricordo male, con 18 milioni si rifaceva tutta la parte del binario. E quindi sono costi che, valutati nei 94 miliardi di euro di investimenti decennali delle ferrovie, sono veramente quisquiglie. Per cui il ministro Franceschini, che è stato tanto simpatico quando è venuto l'anno scorso a settembre a firmare il protocollo d'intesa con i sindaci di Urbino, di Pesaro e di Fano per il miglioramento turistico, ambientale, museale, eccetera, eccetera, di queste tre città, farebbe bene anche a dare una bella botta alla Fondazione FS affinché si dessero veramente da fare per la riapertura, anche a fini turistici, di questa ferrovia. L'ultima domanda secca, anche lei andrebbe bene quindi il treno tram? Diciamo che questa potrebbe essere tranquillamente utilizzata come metropolitana di superficie. La stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Il treno tram vuol dire che tu usi il treno e poi l'autobus lo usi per fare i collegamenti con i paesi trasversali rispetto alla linea, che sarebbe veramente l'ottimo, perché riusciresti a non disfare quelli che sono stati gli investimenti delle linee di autobus, e nello stesso tempo avresti i collegamenti che collegano i centri storici dei vari paesini senza dover assolutamente fare opere di tipo infrastrutturale nuovo. Quindi il treno che ti fa, diciamo, l'infrastruttura lineare lunga 48 km e gli autobus che collegano le varie stazioni con i paesini dell'interno, che sarebbe l'ideale, e guadagnerebbero entrambi. Va bene, grazie. Prego. Grazie. Bene, e intanto il nostro Pitto, ecco. Allora portiamo Maurizio. Salve. Lega Nord, Maurizio. Fermignano, Urbino. Bene. Allora, la Lega, vieni più qua, ci mettiamo in mezzo perché c'ho la cameraman che parla al telefono invece di muovermi. Allora Maurizio, la Lega cosa dice sulla ferrovia? Allora, noi come gruppo Lega Nord Fermignano Urbino siamo totalmente per il ripristino della ferrovia e siamo contrari a questa famosa pista ciclabile che mi sento dire o leggo nei giornali, che da un comune di Pesaro, praticamente che è a 50 km da noi, ci vengono date delle direttive di fare una pista ciclabile. Secondo me il sindaco di Pesaro deve pensare al suo comune, perché al nostro comune penseremo noi con la cittadinanza se mantenere o decido di non mantenerla. Quindi, scusa, la bicicletta ce la possiamo prendere, la mettiamo sul treno, poi scendiamo a Fermignano e ce ne andiamo avanti in bicicletta, questo può essere un compromesso? Sì, io vedo che posti per fare piste ciclabili ce ne sono tantissimi. Sono un ex ciclista, ho corso per diversi anni, perciò in bicicletta ho trovato tanti posti per andare. Non vedo di smantellare dei binari che anche a me mi ricordano il mio passato da bambino, che venivo qua con la lettorina, mia mamma mi portava al mare a Fano e veramente mi divertivo tanto a andare giù al mare. Perciò dal mio punto di vista non è una cosa da dismettere, e il gruppo Lega Nord, so già che da tempo con il mio collega Mirko Toccacilli, che ha seguito da anni questa storia, perché io magari sono arrivato un po' dopo, mi ha informato su alcuni dettagli che poi adesso andrò a approfondire. Comunque noi siamo per fare una battaglia, comunque sia fino in fondo, per cercare di ripristinare questo che secondo me è un paradiso. Infatti è una cosa assolutamente, ripeto, la bicicletta la metti sul tuo treno, cioè, anzi riesci ad arrivare direttamente nelle montagne, no? Ti fai questi 40-50 km sul trenino, che magari va tranquillo, ti fermi da qualche parte, un ristorante magari, no? Piuttosto che qualche bancarella che potresti trovare lungo il tragitto, poi arrivato a destinazione, in questo caso a Fermignano, da questa parte ti prendi la bicicletta, te ne vai, che ne so, a Urbania, te ne vai verso Sant'Angelo in Vado, giusto? Cioè, questo potrebbe essere tranquillamente un concetto. Sì, secondo me è un concetto molto, molto valido, anche perché si potrebbe parlare sul discorso ferrovia, potremmo parlare di tante cose che si abbinano. Cioè, sento dire sempre l'inquinamento, beh, la ferrovia è una delle poche cose che in questo momento non inquina, se va l'elettricità. Due, il trasporto su gomma comunque sia diventa anche un problema per strada, per i collegamenti. Non abbiamo delle strade comunque sia, che ancora siamo nel 2016 e non abbiamo un collegamento da Pesaro a Urbino efficiente.
abbiamo un collegamento che da Fermiano Urbino in parte ci collega, ma poi arrivi su nelle zone di a metà strada, che ritrovi praticamente un imbuto. Io lo faccio tutti i giorni per andare a lavorare, mi trovo un imbuto che sono dalla galleria, ti ritrovi come era gli anni prima ad arrivare in cima alla croce a 20, 30, 40 km dietro dei camion che praticamente per colpe non loro sono costretti a quella velocità. Perciò il trasporto su gomma andrebbe già diminuito. Potremmo avere un sistema di collegamento fra il mare e l'entroterra anche a livello di turismo, perché no, si potrebbe collegare. Ci sono tantissime persone che potrebbero passare anche le domeniche, dice beh oggi è una bella giornata, mi faccio un giro per vedere le zone dell'entroterra. La ferrovia passa in delle zone che la gente nemmeno conosce, che sarebbe bello da vedere il verde dell'entroterra, oltre che vedere solo la solita strada abbastanza non efficiente col camion davanti. Sì, con il camion davanti. Abbiamo dei pullman che comunque sia siamo ridotti, sentivo anche il giorno scorso, ho finito un po' il discorso con delle persone, è già 4-5 volte che succede che dei ragazzini vanno sul bus e si trovano dei pullman rotti a metà strada, non per questo, perché si rompe, chiami il treno e ti arriva a prendere, per carità, però c'è persone che potrebbero decidere. Abbiamo un mezzo che da Fermignano ci porta a Urbino facendo delle modifiche, perché giustamente arrivare alla stazione della Benelli d'Urbino, poi da lì dovresti avere un altro mezzo che ti viene a prendere, perciò non è compatibile in questo momento, ci vorrebbero dei contratti fra FVM e chi gestisce il trasporto su gomma, però si potrebbe arrivare a portare la ferrovia più avanti, arrivare perché no a Urbino. Io vedo tanti paesi del nord Italia che hanno ripristinato ferrovie, sono stato anche a vederle personalmente e sono veramente delle cose secondo me bellissime.